La Filarmonica di Castellamonte ripropone anche quest'anno un'iniziativa che comunque negli ultimi anni ha avuto un buon successo, il 5 per 1000 da dare alla musica, diciamo, alla musica di Castellamonte. Negli anni passati la città ha risposto abbastanza bene. Come dici, è un'iniziativa che va avanti da 10 anni. Negli anni passati il 5 per 1000 veniva dato alla Casa della Musica ed è stato utilizzato per ristrutturare completamente l'immobile di proprietà della Filarmonica, la Casa della Musica. Dal 2014 abbiamo pensato invece di destinare veramente alla musica tutto il ricavato di questa bella iniziativa. La gente che metterà la firma sul 5 per 1000 per la musica a Castellamonte donerà una parte delle proprie tasse ai bambini che frequentano le scuole elementari e materne del capoluogo di Castellamonte, e speriamo quanto prima di poter allargare l'iniziativa anche alle frazioni di Castellamonte. È un'iniziativa che mira ad acquistare degli strumenti musicali da dare in dotazione alle scuole e a inserire dei nostri insegnanti qualificati e titolati a insegnare la vera e propria musica ai bambini delle elementari e delle scuole materne, con dei programmi differenziati adattati alle varie età, con un apprendimento che deve essere anche un gioco per avvicinare i bambini a questo mondo simpatico e particolare della musica. Ovviamente l'intenzione della Filarmonica e l'aspettativa è quella che alcuni di questi allievi un giorno si appassionino veramente alla musica e possano entrare a far parte della banda musicale. In questo momento abbiamo raccolto la collaborazione e l'approvazione da parte del dirigente scolastico Livio Goletto e delle sue dirette collaboratrici Carla Tarizzo e Irene Recco, con la quale abbiamo già condiviso i punti principali del programma. Abbiamo già individuato il primo insegnante che da settembre 2014 si dedicherà all'insegnamento, ed è il professor Bruno Lampa, uno degli insegnanti della nostra scuola di musica che da tanti anni, proprio per professione, insegna musica nelle classi elementari e materne di molte scuole del Canavese, in particolare a Castellamonte era già insegnante da anni nella frazione di Spineto. Per promuovere questa iniziativa abbiamo deciso anche di far realizzare un logo specifico, e devo ringraziare Sandra Baruzzi e Guglielmo Martin che hanno realizzato il manifesto che vedi qua alle mie spalle, e in particolare il logo, dove al centro compaiono un bambino e una bambina che sono contornati da note musicali molto colorate, nella loro idea rappresenterebbero o dei palloncini o degli aquiloni. Quindi è un legame molto forte che viene a crearsi tra la musica e i bambini, e noi crediamo molto in questa iniziativa e speriamo che molte famiglie, molti genitori, molti nonni di allievi di Castellamonte e non solo possano continuare ad appoggiare la Filarmonica e questa iniziativa. E poi, oltre a questa iniziativa che è sicuramente ambiziosa e speriamo possa andare a buon fine, voi avete comunque tutta la vostra attività, i vostri concerti. Stiamo già organizzando un importante concerto per il 13 di giugno nella Rotonda Antonelliana, con numerose novità quest'anno, ma ci stiamo dedicando in questi giorni. Abbiamo iniziato soltanto sabato scorso con il concerto in chiesa del coro Voce Versa di Biella, la rassegna dei concerti di primavera. Proseguiranno la prossima domenica con un bellissimo concerto di musica arie d'opera. Avremo la soprano Carolina Ida Mattioli, originaria di Ozegna, accompagnata da un tenore e al pianoforte. Questo sarà all'interno della Casa della Musica. Tutti questi concerti sono da tradizione a ingresso gratuito, quindi ci fa piacere invitare quanta più gente interessata a questa iniziativa, e proseguiremo a fine maggio con altre due iniziative. Una il 25 con l'ensemble di saxofoni del Conservatorio di Torino, diretti da Pietro Marchetti, dal professor Pietro Marchetti, e chiuderemo il 31 di maggio con un bellissimo quintetto d'archi.